prima dici chi sono i non convocati, nel senso che o sono infortunati o per scelta tecnica. Allora, rimangono, come dire, infortunati e li avremo dopo Ferragosto, Mustacchio, Di Carmine e Del Prete, ai quali si è aggiunto negli ultimi due giorni Yannick Frick, che ha avuto un'indisposizione a livello intestinale, quindi è tre giorni che non si allena e non parte. Di Carmine. Hanno avuto problemi muscolari, quindi non di gravissima entità, quindi proseguono nel loro programma di recupero. Non sei ancora squalificato. E gli ultimi arrivati li convochi, li hai convocati? Sì, sì. Gli ultimi sono convocati, rimangono a casa per scelta tecnica Guberti, Rizzo e Joss, e poi tutti gli altri sono convocati, quindi partiamo, dovremmo essere in, siamo in 20. Okay. Federico, ben trovato. Ciao. A te. Senti, così una curiosità, il problema della fascia sinistra rimane tale, perché ricordavi anche altre volte, Alassane si porta dietro questo problema al ginocchio e ha adattato diversi giocatori in quel ruolo, no? Tra Belmonte e Zanon. Volevo chiederti anche se Bandinelli può essere una soluzione e quali di questi tre giocatori ti ha convinto di più in quel settore del campo, di queste tre alternative ad Alassane in attesa di novità dal mercato. Io credo che dovremmo, sicuramente faremo una scelta fra, probabilmente fra Zanon e Belmonte in questo senso. Questo perché sono due giocatori che si sono messi a disposizione per poter ricoprire quel ruolo, quindi abbiamo provato loro due e in settimana abbiamo provato, a dire la verità, anche due mancini che ho a disposizione in questo senso, che magari fanno altro ruolo, che sono uno Bandinelli, e negli ultimi due giorni abbiamo provato anche il nuovo arrivato Pajac. Marco è chiaramente un offensivo, però proprio per questo fatto contingente, parlandoci, anche lui si è messo a disposizione, quindi abbiamo provato, poi chiaramente faremo le scelte all'ultimo momento, quelle che saranno secondo noi, quelle che ci daranno più garanzie. Soltanto una cosa, se puoi rispondere, se Lopez era ed è un obiettivo del tecnico Federico Giunti, perché mi risulta che comunque non ci fosse una grandissima convinzione su questo giocatore, puoi dirci qualcosa? Non ti rispondo per il semplice fatto, come ho fatto altre volte, che io delego assolutamente la scelta finale, poi chiaramente condivisa, perché deve essere così, ma con la società, con i responsabili dell'area tecnica, quindi siamo a stretto contatto tutti i giorni, tutti i momenti, quindi la scelta che faremo sarà quella che riterremo migliore. E Lopez era nel novero dei nomi presi in considerazione. Era, è tuttora, perché non è che abbiamo scelto. La licenza di Pro, sì. Baroni ha praticamente attivato che loro giocheranno con Ciciletti, D'Alessandro, Coda e Fusca. Se ecco, immagino la scelta anche a sinistra in virtù di Ciciletti, magari l'altro, può considerare anche questo aspetto, fermo restando che chiaramente Perugia cercherà insomma di fare la sua partita, però per certi versi un po' ti farà propendere nella scelta delle caratteristiche su chi giocherà a sinistra. Sì, se devo parlare dell'ideale, se ci vorrebbe un giocatore che chiaramente abbia capacità di saper difendere contro un giocatore come Ciciletti, che spesso viene dentro il campo e cerca di usare il suo piede più forte che il mancino, ma e vorrei anche un giocatore però che lo faccia correre e tornare, lo faccia muovere in quel senso per togliere energie, quindi dovremmo essere bravi in questo senso. Chiunque giocherà da quella parte lì dovrà fare queste due cose. Senti, un giudizio sugli ultimi arrivati, quanti e quali di loro possono essere già impiegati dal primo minuto, insomma come stanno fisicamente? Ma in teoria possono essere impiegati penso tutti, perché tutti e tre hanno
dimostrato di aver lavorato, non ha avuto problemi fisici, quindi sono a disposizione chiaramente da solo 4 giorni che sono con i nuovi compagni, quindi le scelte verranno fatte anche tenendo conto di questo breve tempo che c'è stato per potersi conoscere. Salve mister, le chiedo, allora, innanzitutto lei ha detto è importante per il suo gioco il regista davanti alla difesa, ne sono arrivati due molto importanti, sono Bianco e Colombatto, qual è la prima scelta fra i due in caso quale potrebbe essere spostato come mezzala? No, ma qui non è questione di prime scelte, noi abbiamo 5 prime scelte in mezzo al campo, quindi in base alle partite, a come al periodo, a come uno sta, verranno fatte le scelte. Questo deve essere il modo di ragionare da qui fino alla fine dell'anno. Un campionato come questo qua non possiamo, come dire, pensare di fare titolari e non titolari, perché sarebbe deleterio. Tutti hanno delle caratteristiche importanti e funzionali per il gioco che si vuol fare, quindi poi chiaramente in base, andando nello specifico, nella determinata partita decideremo quali riterremo più adatti per cercare di superare l'avversario. Salve mister, rimanendo nell'ambito delle caratteristiche, diamo per scontato che manca, oltre al terzino sinistro, ancora il trequartista. Lei immagina di avere un giocatore simile a Terrani, Brevilinio, che va anche palla al piede, o magari uno un po' più fisico e di sostanza per interpretare il ruolo in un'altra maniera? Diciamo che caratteristiche del trequartista, secondo me, devono avere le capacità che ha Terrani. Quindi le principali cose che guardo è la capacità di saper fare una superiorità numerica sia fra le linee, sia deve avere la capacità di farlo anche sugli esterni. Quindi forte a capire come posizionarsi e poi bravo nell'uno contro uno e possibilmente anche nel fare l'ultimo passaggio. Quindi sono queste le caratteristiche. Poi, come dire, se dovesse arrivare qualcuno che abbia caratteristiche fisiche un pochino diverse, sarebbe uguale, ma almeno queste che ho elencato le dovrebbe avere. Mi permetto di integrare un po' la domanda. Aveva mai pensato di utilizzare in quel ruolo anche Guberti? E visto che non ci ha pensato, la scelta di, diciamo, metterlo un po' in disparte in vista di una prossima cessione è stata legata alle sue caratteristiche che non si sposano col suo gioco o ad altri fattori che non conosciamo? Il discorso di Guberti è chiaro, è stato fatto un discorso con società e allenatore, quindi è stato messo, come dire, sul mercato e per questo motivo utilizzo giocatori che penso che saranno con me alla fine del mercato, solo per questo motivo. Lei non lo vede dietro le punte? Se andiamo nello specifico, Stefano è un giocatore che cerca tanto la linea, quindi penso che sia, come dire, utilizzabile probabilmente in un altro tipo di gioco. Che tipo di approccio si aspetta, mister, da questa partita contro una squadra comunque di Serie A, indipendentemente dal fatto che è la prima volta, hanno grande entusiasmo, però come cercherete di sorprenderli, magari, visto che anche loro hanno ancora dei problemi di completamento della rosa e insomma non sono tanti esperti? Io, innanzitutto, il periodo ancora è quello che ci dicevamo l'altra volta, quindi quello che abbiamo detto noi del Gubbio penso lo pensino loro di noi, quindi loro è la prima partita che fanno davanti al loro pubblico, quindi è la prima volta che giocano davanti al loro pubblico della squadra di Serie A. Credo che avranno tutta l'intenzione di fare bella figura. E quindi questo è un fattore che dobbiamo assolutamente tenere in considerazione come approccio alla partita e come entrare subito con la testa giusta, altrimenti potremmo andare incontro a delle difficoltà. Non hanno cambiato tanto modo di giocare rispetto alla parte finale della stagione. Baroni ha insistito tanto questa prima parte con 4-4-2, anche abbastanza offensivo, perché ha due esterni di centrocampo offensivi che sanno fare molto bene la fase offensiva, giocano a piede invertito, vengono dentro il campo, cedono spazio ai due dietro che sono Letizia e Di Chiara, che
spessissimo sono in proiezione offensiva, quindi abbiamo provato tanto questo, come dire, questo interscambio fra questi giocatori esterni, perché tanto secondo me si farà lì la partita domani, quindi il nostro esterno basso di difesa e la nostra mezzala di parte dovranno coordinarsi e fare una gran partita da questo punto di vista. In avanti, accanto a Cerri, se ce lo puoi dire, ma è il candidato più comprensibile, è Han, o c'hai qualche altra carta? Non abbiamo grandissime scelte, però devo dire che proprio perché due giocatori di Carmine e Frick non sono a disposizione, dobbiamo decidere, mi sono dimenticato, no, ma infatti l'ho detto che è infortunato, no, penso. Dobbiamo decidere se utilizzare subito Han chiaramente all'inizio e quindi accelerare, cioè fare una scelta in questo senso, oppure magari provare a giocare con un attaccante con caratteristiche offensive meno accentuate, ma che ci possa giocare tra le linee, quindi una sorta di due trequartisti con la punta centrale. Però decideremo assolutamente domani in tranquillità. Senti, chiaramente la qualificazione sarebbe un grande regalo, ma in ottica campionato e rispetto all'ultima partita col Gubbio, cosa ti aspetti in più di vedere dalla tua squadra rispetto all'ultima uscita? Tanto la partita sarà sicuramente diversa, quindi gliel'ho anche detto, in certi frangetti della partita di Gubbio dovevamo avere e capire quale fosse la soluzione migliore da adottare quando trovavi una difesa chiusa, ad esempio come era quella del Gubbio. Non mi sono piaciuti, e l'ho detto ai ragazzi, gli ultimi 10 minuti della partita, perché spesso abbiamo ridato palla troppo velocemente agli altri, chiaramente facendo così metti l'avversario nella condizione di riattaccarti quasi immediatamente. Noi eravamo in vantaggio di risultato, quindi dobbiamo avere la forza, perché se ci si ripresenterà in campionato bisogna avere una gestione dei minuti finali delle partite quando siamo in vantaggio diverse. Noi dobbiamo provare a, come dire, a far desistere l'avversario, non attuando una difesa oltranza quando si è in vantaggio, ma tenendo anche la palla. Quindi mi aspetto domani, soprattutto perché l'avversario chiaramente è di caratura diversa, di vedere un passetto in più in avanti dal punto di vista della personalità da parte di quelli che giocheranno, ed avere coraggio. Quindi che queste sono le due cose che devono alimentarci durante la stagione. Facendo una sorta di sliding doors, pensavi che potevi essere già a questo punto, nel senso all'inizio dell'avventura col Perugia, con una squadra comunque abbastanza completa, mancano sostanzialmente due pedine, forse tre, pensavi di poter lavorare così tanto comunque su un gruppo abbastanza formato? Io innanzitutto ero contento, sì, assolutamente contento, ma ero contento anche una settimana fa quando mancavano Bianco e i tre giocatori del Cagliari che sono arrivati, quindi l'importante è lavorare però con quello che si ha, cominciare a farsi capire, a far capire quello che uno vuole, cominciare a parlare di concetti, quindi con tanti giocatori l'ho potuto fare dal 10 di luglio, quando abbiamo iniziato, quindi sono contento da questo punto di vista. Chiaramente il processo di integrazione dei nuovi sarà molto più semplice, perché con chi ho lavorato con più tempo chiaramente mi permetterà di far capire più velocemente agli altri quello che voglio. All'integrazione di questa domanda, quelli che stai seguendo da più tempo, cioè i primi che sono arrivati, questi concetti li hanno assorbiti? Perché molto spesso i maestri possono essere bravi, ma no, se assolutamente sono duri. No, ma io sono convinto che la strada intrapresa è quella giusta. Poi, come vi ho detto l'altra volta, bisogna lavorare, andarci sopra, riprovare, continuare ad allenarsi forte, quindi c'è un processo, come dire, che deve essere affinato col tempo. Questo tempo che chiaramente per un allenatore è
la cosa che non che si concilia, che concilia male con tutto quello che ho detto, però spero che, ecco, che sia una cosa abbastanza rapida, quello di riuscire ad arrivare ad un buon punto di conoscenza quando dovrà iniziare il campionato. Se non ci sono altre domande, Marco, sì, ciao, ciao Marco, buongiorno. Buongiorno. Senti, sto Versino però sembra che lì tu lo sappia benissimo, no? Che serve qualcosa, perché purtroppo sì, ma anche... cioè, guardate, dovete, voi chiaramente siete, seguite più di me il calciomercato anche delle altre squadre, quindi sapete tutti i movimenti. Io sono tranquillissimo, che so che quella casella lì verrà colmata, quindi non ho esigenze particolari. Chiaramente in questo momento dovrò adattare qualcuno, come ho detto prima, ma non è una cosa che mi sposta tanto gli equilibri. Quindi io cercherò, insomma, di sfruttare le caratteristiche di chi arriverà per il campionato, che è quello che conta. Poi chiaramente, se riusciamo a passare il turno in questo momento, sono prima ad essere contento, e non penso che la mancanza di una, due pedine in mezzo al campo possano far la differenza, che in questo momento conta in ogni caso l'organizzazione di quelli che vanno in campo, saper stare in campo. Io è questo che guardo, quindi spero che il test col Benevento sia probante da questo punto di vista. Senti, un'ultima cosa sul reparto offensivo, no? Perché hai provato Terrani a far giocare trequartista già nella partita di sabato scorso in Coppa, si è visto come tira l'aria, no? Cioè, gli avversari verranno qua a Perugia, faranno un certo tipo di partita, metteranno le due linee, gli spazi saranno sempre ridotti. Era un po' il problema che c'era stato l'anno scorso, no? Il fatto che non si riuscisse magari a volte a venire a capo di qualche partita per le difficoltà, forse anche probabilmente perché davanti, almeno insomma così sentito dire, è mancato sempre qualcosina, no? per non a caso, insomma, le squadre che sono andate in Serie A probabilmente avevano anche qualcosa in più dal punto di vista dell'organico rispetto al Perugia. Ti voglio chiedere, indipendentemente dal mercato, rispetto a questo processo di assimilazione anche di questo modulo che tu hai in testa, che ci hai insomma in qualche modo anche anticipato, credi che rientrando Di Carmine possa insomma in qualche modo riuscire a tornare tutto del lavoro che stai facendo, oppure ancora c'è da lavorare, perché magari Terrani non è un trequartista, si sta adattando benché bene ma non è trequartista, hai provato Cerri e Frick che sono due punte che sono molto diverse, però probabilmente amano un po' entrambe stare dentro l'area di rigore. Ecco, che tipo di valutazione fai gli ultimi 16-20 metri? Faccio una valutazione, come ho detto prima, in base ai giocatori che ho a disposizione, tenendo conto che probabilmente uno sguardo a un'altra casella possibile da mettere a posto è chiaramente quella del trequartista, perché al momento è solo Terrani che occupa quella casella lì, quindi avete a disposizione un direttore sportivo al quale potete rivolgere tutte le domande e credo che vi possa rispondere magnificamente. Io dico che le prove che sono state fatte fino adesso mi hanno fatto capire che ho dei giocatori che si possano integrare bene anche fra di loro, quindi già può essere una buona base di partenza. Chiaramente c'è Di Carmine e Frick, che sono considerati tre giocatori d'area, di punti di riferimento davanti, in ogni caso hanno caratteristiche diverse fra di loro. Yannick per forza di cose è il più giovane ed è quello che bisogna aspettare più degli altri, dai il tempo di capire come funziona. Vi assicuro che, avendo visto, anche se per poco, perché poi Samuel ha avuto un problema immediatamente, però Cerri e Di Carmine le poche volte che le ho provate in allenamento e la partita con la spalla mi hanno fatto capire che secondo me insieme possono giocare. Io credo che
ci siamo. Grazie. Sì, sì, è già risolto. Stamattina già faceva un differenziato, ma abbastanza sostenuto, non ha toccato la palla. Io credo che il 16, quando riniziamo, è con noi. Grazie. Ok? Buona giornata.